euro al chilo. Pochi minuti fa, tra l'altro, sono arrivate anche le parole del vicepresidente della Banca Centrale Europea, De Guindos. L'aumento dei prezzi, ha detto, sta diventando strutturale. Noi ne parliamo oggi con il presidente dell'ARERA, l'Authority di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, Stefano Besseguini. Benvenuto, presidente. Buongiorno, buongiorno a voi. Senta, presidente, con i rincari delle materie prime, le associazioni dei consumatori parlano già di un esborso aggiuntivo per le famiglie italiane all'anno di circa 700 euro, addirittura si sfiorano quasi gli 800 euro. Ricadute sulla filiera dell'agroalimentare, denuncia la Coldiretti, tra l'altro stanno aumentando, l'abbiamo detto anche prima, i prezzi del GPL, il metano. Dove e come intervenire, secondo lei, dopo il primo intervento del governo, lo sappiamo, di pochi giorni fa? Certamente quello è un intervento che in qualche maniera ha tracciato una strada, è una strada peraltro che si è utilizzata anche nel corso di quest'anno, nei mesi di aprile, maggio, giugno, se ricorderete, c'è stato un intervento sempre a sterilizzazione di alcune componenti, dei cosiddetti componenti parafiscali, dei cosiddetti oneri generali di sistema della bolletta. È un segnale che emerge, è quello per cui questo tipo di interventi forse bisognerebbe provare a dare un carattere di strutturalità, cioè fare in modo che questo trasferimento che come autorità abbiamo più volte segnalato come opportuno di oneri generali di sistema dalla bolletta alla fiscalità generale avvenga con la gradualità del caso, con le tecnicalità che sono necessarie, ma avvenga. Naturalmente a questo può contribuire, come abbiamo anche cercato di dire, proventi che vengono in maniera straordinaria dal gettito delle aste della CO2, il prezzo della CO2 che è salito in maniera così significativa e che in parte ha contribuito all'innalzo delle tariffe, e d'altra parte, come è noto, un gettito per lo Stato nel momento in cui fa le aste di assegnazione di questi diritti, gettito che nell'anno in corso ha avuto un incremento altrettanto significativo. Quindi immaginare che stabilmente si possa destinare parte di questo gettito alla riduzione di una componente della bolletta sembra una strada percorribile. Dovrebbe essere percorsa questa strada, diciamo, con una certa sollecitudine, perché naturalmente prima riusciamo ad intervenire, non è un intervento risolutivo, ma è certamente un intervento che dà un contributo. Presidente, l'altro aspetto Prego, prego. No, stavo solo dicendo che l'altro aspetto sicuramente da perseguire è quello di intervenire un po', come mi pare si stiano annunciando e discutendo, sulla capacità complessiva dell'Europa di essere un soggetto nei blocchi continentali che è in grado di tenere delle posizioni sull'approvvigionamento di alcune commodity come appunto il gas. Poi abbiamo tutta una serie di interventi, diciamo così, di ottimizzazione dei costi che il sistema energetico deve sostenere, e questa è un'attività che è in corso. A proposito di risposta strutturale che citava lei, presidente, risposta dell'Europa, allora andiamo subito a Bruxelles dal nostro corrispondente Gavino Moretti, perché oggi, lo dicevamo, c'è l'Eurogruppo, al centro c'è proprio l'agenda energetica. Gavino, buongiorno. Sì, i costi dell'energia saranno al centro del dibattito dei 19 ministri della zona euro. Per l'Italia il ministro Daniele Franco. C'è la proposta della Spagna di procedere ad acquisti comuni di gas che viene usato appunto per l'energia, quindi acquisti comuni e stoccaggio comune. Se ne parlerà oggi insieme al tema dell'aumento dell'inflazione. Anche il ministro francese Bruno Le Maire, che ha chiesto di discutere di un rilancio dell'energia nucleare nell'ambito dei finanziamenti europei. Per quanto riguarda l'inflazione, è importante dire che oggi e domani sarà presente anche Christine Lagarde, la presidente della BCE, e i dati parlano di un aumento del 3,4% dell'inflazione nella zona euro, con punte di un più 4% in Germania, quindi c'è un rischio aumento prezzi strutturali. C'è un'ultima notizia comunque per quanto riguarda la lotta al Covid. La Commissione europea ha autorizzato risorse aggiuntive all'Italia per 1,2 miliardi di euro da destinare all'acquisto di dosi di vaccino e assunzione di personale sanitario. Per ora da Bruxelles è tutto, linea a voi. Grazie, grazie Gavino Moretti, buon lavoro. Allora, presidente Besseguini, ha sentito, tra le richieste dell'Eurogruppo e alla Commissione europea ovviamente c'è quello di attuare una revisione anche del funzionamento del mercato europeo del gas e dell'elettricità. Pensa che si possa arrivare nel breve periodo a una strategia simile? Si possa realizzare?
Intanto cominciamo col dire che un lavoro di integrazione molto forte a livello europeo dei mercati è già in corso ed è in parte anche coronata da successo. Ad esempio, proprio pochi giorni fa è partito il mercato intraday anche per l'Italia in connessione con gli altri paesi europei, completando così un disegno che riguarda il mercato elettrico, che adesso evolverà ulteriormente anche per mettere in comune i mercati che riguardano i servizi ancillari e tutta un'altra serie di iniziative. Quindi è un cantiere molto attivo e che sta dimostrando di funzionare. Il gas ha in questa fase in discussione proprio il cosiddetto gas package, quindi la serie di iniziative volte a rivedere una serie di elementi che caratterizzano il mercato gas a livello comunitario. Ci sono alcune distorsioni che storicamente come autorità abbiamo anche segnalato nei transiti di gas, ad esempio dal nord verso l'Italia, che hanno tradizionalmente penalizzato il nostro paese in termini di costi di approvvigionamento del gas, e che è l'occasione per provare a superare anche per andare nella direzione di un mercato effettivamente complessivo europeo e senza barriere all'ingresso. Si aggiungono queste proposte, un po' dettate dalla crisi contingente, ma sicuramente positive dal punto di vista complessivo, strutturale, evolutivo, perché è evidente che se l'Europa riesce a giocare un livello, riesce a giocare come continente nel mercato, che ovviamente si polarizza sui due grandi blocchi, Asia e Come ha Stati fatto per i Uniti, vaccini, giusto riesce ad avere, Presidente? Come ha fatto del resto esatto, un anche per i po' come è vaccini? stato fatto. Come è stato un po' per i vaccini. Dall'altra parte c'è un tema, ad esempio, di stoccaggi che ha certamente una sua rilevanza, perché avere una politica degli stoccaggi europea che sia in grado di garantire una certa tranquillità, diciamo così, di approvvigionamento interno non determinerà il prezzo di mercato, ma certamente contribuisce a smussare le punte. Senta, il ministro della transizione ecologica Cingolani ha detto che è un'ipotesi credibile che il gas nella seconda parte del 2022, nel secondo semestre, possa calare. Confermate anche voi dell'ARERA questa previsione? Ma sì, questo è quello che di fatto in questo momento indicano i forward, cioè quelle valutazioni, quelle quotazioni che vengono fatte sugli futuri acquisti del gas, e che in qualche maniera sono la sonda più credibile che uno può utilizzare per cercare di capire in prospettiva l'evoluzione. Queste curve, questi andamenti disegnano una situazione di non ulteriore incremento, ma di mantenimento di una sorta di plateau a un livello di prezzo alto, come quello che stiamo vedendo in questi giorni, Certo. per il periodo gennaio-febbraio, e poi un quasi dimezzamento del valore del gas, della commodity nel mese di marzo. È abbastanza realistico che questo sia legato al fatto che ci si attende che Nord Stream 2 vada in operatività in quel periodo, e quindi probabilmente gli operatori scontano questa previsione. Però credo anche che un segnale importante che potrebbe venire dai lavori del Consiglio, della Commissione in questo periodo potrebbe dare dei segnali agli operatori per una revisione di questi Assolutamente. andamenti, Senta, anche in maniera mi anticipata. lei una riflessione un po' globale, no? Un po' internazionale, anche perché la transizione ecologica è una transizione per il nostro paese, per l'Europa, ma riguarda ovviamente tutto il pianeta, tutti vogliamo un pianeta più pulito. Il Financial Times ha lanciato un allarme sulla crescita per quanto riguarda l'India, che sta andando incontro a una vera e propria crisi energetica per il carbone. Anche in Germania è stata chiusa, ad esempio, un'altra centrale elettrica per carenza di combustibile. Che rischi all'orizzonte ci sono per la ripresa e quali quelli per, se riesce anche lei a fare con me questa riflessione sulla transizione ecologica stessa, visto che per alimentare, no, questa domanda che è tornata fortissima, è necessario fare ricorso proprio alle fonti fossili. Allora, credo che da questo punto di vista la cosa importante sia tenere delle traiettorie di evoluzione che ci si è dati. Questo è molto importante perché sicuramente
Il Covid è stato uno shock esogeno molto forte a tutto il sistema economico mondiale, di fatto, ed è anche in qualche maniera comprensibile che una fase di ripartenza sia caratterizzata da alcune difficoltà, perché queste filiere ormai mondiali che abbiamo conosciuto e su cui ci siamo appoggiati per i nostri approvvigionamenti ritornino fisiologicamente a funzionare. Dall'altra parte, però, abbiamo deciso di investire appropriatamente, direi, risorse importanti sul cambiamento del paradigma energetico ed è importante che questi due elementi procedano con le tempistiche che ci si è dati. Qualunque elemento di rallentamento che in qualche maniera ci lasci un po' a metà del guado rischia di farci pagare i costi dell'una e dell'altra, i costi cosiddetti stranded della precedente paradigma energetico e quelli di un nuovo paradigma non ancora completamente inserito. Sarà inevitabile questa fase di transizione e una situazione di costi più significativi, questo è certamente vero, ma minimizzare questa durata è esattamente il modo per fare in modo che non incidano in maniera troppo importante e significativa. Grazie, grazie Stefano Besseghini, presidente dell'ARERA, grazie per essere stato con noi e buon lavoro. Adesso andiamo subito a Milano da Chiara Nancati.